Diciassettesima domenica del tempo ordinario, noi ascoltiamo nella prima lettura l'avventura del servo di Eliseo che non capisce come può mettere davanti a tanta gente 20 pani d'orzo e grano novello che aveva nella bisaccia. Eliseo, il profeta, gli dice: Dalli a tutta questa gente! e lui dice Ma come posso mettere questo davanti a cento persone? Ecco la stessa cosa avviene nel Vangelo di Giovanni al capitolo sesto, quando c'è questo segno che Gesù dà. È interessante che è il tempo della Pasqua. La Pasqua è eh, la festa che ricorda la meraviglia di Dio, la potenza di Dio, che in una situazione disperata crea la vita, salva, apre strade possibili per uscire da ogni angoscia. Ecco. In questo Vangelo abbiamo questo sguardo di Gesù che abbiamo visto qualche domenica fa, nella compassione di Gesù, questo sguardo che è capace di vedere, di accogliere la fame della moltitudine. E chiede a Filippo dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare. Ecco, questa è una storia dove la gente capirà semplicemente che c'è eh, da mangiare per tutti ed è molto contenta e infatti si creeranno anche poi dei malintesi su questo punto, ma chi vede il miracolo, chi vede il segno sono i discepoli. I discepoli devono fare un'esperienza che è per così dire per tappe. La prima è la tappa di porsi il problema, ovvero sia Gesù dice dove potremo trovare il pane per questa gente? Diceva così per metterlo alla prova, dice il testo. Eh, questo senso della prova, la prova non è mettere in difficoltà per mettere in difficoltà, no, è mettere in difficoltà per far crescere, per dare una prova, cioè per vivere un'esperienza di prova provata, vivere un'esperienza di eh, novità, di salto di qualità. Ecco. Quindi Filippo entra nella prova. Eh, Sperimentando, calcolando che non ha i mezzi per rispondere alla situazione. Quindi compare questo ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci, ovvero sia il poco che hanno, e questa frase che è la stessa del servo del profeta Eliseo, che dice: Ma che cos'è questo per tanta gente? Ecco, non hanno risorse e ciò che hanno è. Assolutamente impresentabile, e Gesù inizia a operare. Fateli sedere, non li mandate via, fateli fermare, dategli il posto, il luogo, la situazione per cui possiamo operare con loro e quindi. Si mettono in questo posto che richiama la presenza dell'erba perché il salmo dice eh, il Signore è il mio pastore in prati di erba fresca, mi fa riposare. Ecco, loro stanno riposando su questa erba e a condizione della provvidenza di Dio che è il vero pastore e Gesù prende eh, questi cinque pani e due pesci e li fa diventare un'abbondanza. Allora che cosa dobbiamo tirare fuori da tutto questo discorso? Che se uno vuole seguire la propria ragione non si troverà mai in queste situazioni, che se uno vuole seguire la propria logica, eh, i propri calcoli. Eh, Filippo ha fatto i calcoli e i calcoli escludono l'idea di affrontare il problema. Ecco, abbiamo due vite da vivere. O resteremo sempre nello steccato tranquillo e garantito della nostra apertura alare, della nostra capacità di giurisdizione. Oppure proviamo ad entrare nell'avventura. L'avventura che è seguire il Signore Gesù. E questa avventura è l'esperienza della sua potenza. Però è interessante notare una cosa. Gesù non dà lui da mangiare. Si fa dare qualcosa dai discepoli e lo fa diventare tanto. Lo fa diventare abbastanza. Ma lui non può fare questo atto senza ricevere prima quel poco dai discepoli. È interessante. Gesù dà da mangiare a migliaia di persone, ma non può farlo senza quel poco che i discepoli gli danno. L'esperienza straordinaria che si fa solamente quando si esce dallo steccato della propria razionalità è quella di mettere il nostro poco nelle mani di Dio. Questa è una cosa che noi viviamo in realtà in ogni Eucaristia, questo segno è eminentemente Eucaristico. In ogni Eucaristia il pane si trasforma in Cristo e il vino si trasforma nel suo sangue per l'appunto. Ma il pane e il vino ce lo dobbiamo mettere noi. È una cosa curiosissima. Avrebbe Dio la potenza per far apparire dei segni sulla mensa? Sì, ma non ci sarebbe più questa cosa importante. Per quanto poco, i discepoli hanno visto i loro pani moltiplicarsi. Questi pesci sono diventati tanto, ma non erano di Gesù, erano dei discepoli. Gesù lavora sulle nostre cose e qui c'è il segreto di una sinergia, dove la potenza è tutta di Dio, la straordinarietà è tutta di Dio, ma la realtà parte da noi. Questo è un mistero grandioso e meraviglioso. Tutto ciò che noi facciamo in realtà come cristiani è sempre in questo ambito. Sarà tantissimo quello che fa Dio, ma curiosamente non basterà mai. Ci vuole un pezzo nostro, ci vuole una parte nostra. E questo è meraviglioso perché questo vuol dire che le opere di Dio sono opere che si fanno insieme con Dio. Non sono solo sue, sono anche nostre, in una maniera assolutamente infinitesimale, se vogliamo, ma comunque necessaria. Sì, questa è la nostra dignità. Alla fin fine è Cristo che ha sfamato questa gente, ma sono anche i discepoli che hanno sfamato questa gente. In altri testi si parla di questo date voi stessi da mangiare, che vuol dire tante cose, ma comunque l'amore di Dio arriva per mezzo di mani di uomini. E per mezzo di mani di questi discepoli che sanno perfettamente di non poter fare questo miracolo. Ecco, apriamoci alle opere di Dio che passano per le nostre cose. Non sono altrove dalla nostra vita, sono nella nostra vita. Con ciò che abbiamo nella bisaccia, con ciò che stiamo vivendo, non pensiamo che la volontà di Dio sia una cosa da trovare fuori. Altrove, no, la volontà di Dio è dentro la nostra vita, è per mezzo delle nostre povere cose. Fare l'esperienza della Pasqua non si fa in una forma estraniante, alienante, ma realizzante, attualizzante, concretizzante, se vogliamo. Cioè, che ci cala nell'oggi, nella realtà, ed è qui che vediamo Dio lavorare. Sono i nostri pani quelli che Dio moltiplica. Quello che veramente fa la differenza è se questi pani li diamo o non li diamo a Dio, se continuiamo a gestirli secondo la razionalità e allora vedremo solamente cose piccole e mediocri o se entriamo nello straordinario fidandoci.